Lo Zodi 105 presenta Crash Test. Gli unici veri provini per entrare nella grande squadra dello Zoo. Eccomi, sono pronto. Allora, Pez, senti, tutto a posto quindi? Tutto bene. Bene, bene, bene. Senti, allora, siccome noi incontreremo Eros Ramazzotti, che domande faresti tu a Ramazzotti se le dovessi avere davanti? Mi piace quella canzone dell'Aurora. La canzone più famosa è della mia comunione, la canzone preferita, l'Aurora. L'Aurora. Sarà un'Aurora, per me sarà così. Così è fuori come respirare un'aria nuova. Sempre più e tu e amore sarà. Allora, quindi tu diciamo che canteresti questa canzone a Eros, che lui apprezzerebbe tantissimo, tra l'altro perché è molto simile alla sua. Tu faresti un duetto con lui? Sì, vorrei fare un duetto insieme a lui. Allora, ti spiego, lui fa un concerto al Forum di Assago di Milano. Sì. Eventualmente, se tu mi dai il permesso, io gli chiedo se... Sì, voglio cantare con lui. Sì, cioè te la sentiresti? Me la sentirei, un pacco di migliaia di persone. Ma cosa canteresti? Che canzone vorresti cantare con lui? Sempre sarà con un'Aurora. Sarà come un'Aurora. Tu conosci per esempio Più bella cosa? Più bella sì, c'è anche quella là, Più bella cosa. Come è cominciata io non saprei. Mamma mia. La storia infinita con te. Il tempo. Che sei diventata la mia lei. Di tutta una vita per me ci vuole passione con te. Passione. Ti dovesse dire presentami e al posto di cantiamo insieme. Come lo presenteresti? Arrivi davanti, sei al Forum di Assago, tutti aspettano Eros, tu esci e cosa diresti? Signore e signori, entra Eros Ramazzotti. Entra. Basta. C'è un tribunale. No. Un uomo, un grande uomo, una grande canzone che si chiama un'Aurora. Ecco un'Aurora. Voi, signori e signori, Eros Ramazzotti. Senti, invece hai qualche notizia su Michelle Hunziker, sulla sua moglie? No, sono separati. Basta. Sì, lui sta con... Il nostro Ramazzotti sta con un'altra. Come si chiama? Non lo so come si chiama. Senti, vabbè, per chiudere, magari se dovessi dedicargli una canzone a Eros, sì, cosa gli canteresti? Una terra promessa, un mondo sigero, dove sigero. Si vede. Senti, saluto i ragazzi dello zoo e ci sentiamo poi. Anche saluto i ragazzi dello zoo e il bello alla bestia. No, salutali bene quelli del bello alla bestia, rompono i coglioni. Sì, saluto a Stefano, a Lerch, Federica DB e tutti quanti, e Valentina Rocchi. Ecco, e tutti gli ascoltatori del Bello e la Bestia. E tutti gli ascoltatori del Bello e la Bestia. Un bacio grazie dal Pez. Oh, finalmente. Oh, va bene, no. Pez, dai, ci sentiamo sti giorni allora. Ok, va bene. Ci sentiamo domani. Ok, domani. Ciao, bello. Crash Test. Sai che a volte capisco di più Ciubecca io. Scusate, c'è un piccolo problema. Allora, Alan Caligiuri ha il freddo sotto la casa di Eros Ramazzotti in attesa che lui lo accolga per poter cantare questa canzone. Però allo stesso tempo è uscita una notizia su Facebook dove è stato visto Eros Ramazzotti a bordo di un aereo molto grande mentre sta andando a Dubai, guidato da Alan Caligiuri. No. È un volo della Brian Air. Vediamo, ma Alan è in linea adesso in questo momento? No, ci colleghiamo fra poco. Ho capito. Sono a casa di Spagna adesso. Ripiego un attimo. Sono un altro artista al volo, ragazzi. Mandiamo la casa di Lino Banfi, non lo so io. A caso, andiamo sotto il ma siamo sicuri che Eros Ramazzotti. Allora, la situazione è questa, Marco. Se uno fosse veramente su un volo con Ramazzotti, uno non potrebbe ascoltare lo zoo perché in volo come cazzo fa. E due sicuramente non mandare un messaggio. No, perché la fotografia. No, la fotografia è scattata mentre stanno imbarcando sull'aereo. Quindi c'è Eros Ramazzotti col bambino in braccio. No, Marco. No. La fotografia è stata scattata quando stanno imbarcando noi. Ma
Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato in Italia, torna tra poco. Se vi siamo piaciuti fino ad adesso, non potete nemmeno immaginare cosa faremo dopo. Noi siamo